Ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Broken Lights. Oggi ci troviamo in un centro sportivo, anzi in un campo da tennis. In realtà Giorgio, attenta a ste palle, eh. Ci troviamo da Gala Sport. Oggi faremo una cosa un po' diversa dal solito. Proveremo a giocare a tennis. Oggi è la giornata esatto mondiale del tennis e abbiamo appena scoperto un talento, prima ci diceva l'allenatore portatissima Giorgia, io proprio super imbranato, pensate ragazzi, fu il mio primo sport, non tocco una racchetta da tipo da 12-13 anni, pensa un po', cioè pazzesco. Adesso vi facciamo scoprire tutto questo mondo, faremo un po' di chiacchiere con l'allenatore, con il maestro sportivo Pasquale, ci divertiremo, vedremo un po' di cose, di chicche particolari, anche perché qui ci sono dei ragazzi disabili, quindi anche un messaggio bello che vogliamo dare è far vedere il mondo dello sport, del tennis, anche da un altro punto di vista. Allora ragazzi, eccoci qui, ti presentiamo, Pasquale Jacobucci, ciao, come stai? Innanzitutto tutto bene? Tutto bene, benvenuti qui al Circolo Tennis Gala Sport, siete ospiti dell'associazione Urban Sport di Campobasso. Ti ringraziamo, è un onore anche perché tu pensa, lo dicevo prima a inizio puntata, è stato uno dei miei primi sport, avevo proprio 7-8 anni. Bellissimo. Però adesso poi vedi, riprendendo con mano la racchetta è tutto piuttosto diverso. Piano piano. Esatto. So che tu hai una carriera comunque, voglio dire, da maestro sportivo non indifferente. Volevo conoscerti un po' meglio, anzi facciamolo. Allora sì, sono un maestro della Federazione Italiana Tennis e Padel, perché adesso non si chiama più FIT ma FITP. Sono un maestro nazionale e insegno tennis da quasi 30 anni. Ovviamente insegno tennis sia ai ragazzini, partiamo dai 5 fino ai 18-20 anni, anche gli adulti. E ci occupiamo anche soprattutto della disabilità. Abbiamo l'unica scuola tennis in carrozzina in Molise. Abbiamo 4 degli atleti rappresentanti della nostra associazione che fanno tornei in tutta Italia. Abbiamo avuto un ottimo risultato perché sono entrati addirittura nei primi 15 d'Italia. Da quest'anno partirà un progetto sperimentale che è il blind tennis, quindi il tennis dei non vedenti. Siamo pochissimi in Italia, siamo 6 maestri di tennis che si lanciano in questa disciplina, ovviamente è una cosa molto complicata con delle palle sonore. Ci sono anche già degli iscritti qui in Molise, quindi stiamo lì per partire. Ma infatti una cosa che appunto volevo chiederti, quanto è difficile allenare magari un ragazzo, un allievo, non so se si può definire così, con una disabilità, esattamente. Allora, diciamo che il tennis dei normodotati rispetto al tennis per esempio in carrozzina c'è un abisso, nel senso che le nostre gambe sono le loro ruote, sì. Mentre noi, il nostro cervello dà l'impulso alle gambe e quindi partono automaticamente quando vedono la pallina, diciamo, lontana dal nostro corpo, loro invece devono spingere, avendo la racchetta in mano, quindi devono spingere la carrozzina e contemporaneamente fare il movimento nostro del tennis, quindi le cosiddette preparazioni o aperture del tennis, che sia di dritto che sia di rovescio. Tenete conto che anche lo spazio loro ne hanno di meno, perché comunque hanno le ginocchia come ingombro, hanno la carrozzina che è una carrozzina particolare antiribaltamento, quindi c'è tutto uno studio dietro. Il tennis in piedi dal tennis in carrozzina differisce esclusivamente da una cosa, che il tennis in carrozzina può colpire la palla, il giocatore di tennis in carrozzina può colpire la palla al secondo rimbalzo, quindi primo rimbalzo, secondo rimbalzo e colpisce, fermo restando che il primo rimbalzo deve essere fatto nel campo. Quindi immaginiamo un'azione di gioco: primo rimbalzo nel campo, secondo rimbalzo fuori, lui la può giocare tranquillamente. Il campo ovviamente rimane lo stesso. Il campo è lo stesso, le misure sono le stesse, l'altezza della rete è identica, il punteggio è identico. È molto più complicato e ovviamente devi conoscere anche un pochettino la storia del giocatore, la disabilità. Perché immaginate un giocatore tipo Pasquale che è amputato, ovviamente ha la colonna vertebrale completamente integra, per cui ha anche dei movimenti basculanti del busto che per esempio non hanno altri che hanno delle lesioni più o meno alte, e quindi per esempio Paolo ha la fascia e quindi non si regge col busto, stesso Andrea. Tutt'altra storia invece parliamo del blind tennis, certo. Perché lì dipende dal grado, dal residuo visivo del giocatore. Per cui per rispondere alla domanda che mi avete fatto, è molto complicato. Certo. Però vi devo dire una cosa, e loro sono il mio orgoglio. Che bello. La soddisfazione che ho con loro, non perché voglio sminuire i miei allievi in piedi, va di gran lunga proprio oltre qualsiasi limite rispetto ai ragazzi in piedi. In caso di giocatore con visibilità zero, come funziona per insegnare? Allora, vi faccio vedere gli attrezzi, nel senso che si gioca con una racchetta misura ridotta e c'è una pallina che non è la pallina da tennis normale, ma una pallina esclusivamente per il blind tennis, che è una pallina di spugna sonora.
cioè all'interno ha una scocca rigida e all'interno di questa scocca rigida ci sono dei sonagli, esatto, si sente un sonaglino. Ovviamente giocando a blind tennis massimo silenzio, ci sono delle regole che i due giocatori si dettano, quindi il battitore dirà ready e il risponditore dirà yes. Nel momento in cui si dicono queste due parole, silenzio totale, il battitore tira. Che devono avere modo di, esatto, sentire esclusivamente ovviamente la pallina. Percezione che noi, diciamo, normodotati abbiamo è zero in confronto a loro, che hanno un udito sviluppatissimo. Esatto. Io ho provato personalmente a bendarmi, visibilità zero, ho preso zero palle. E invece adesso cosa stanno facendo i tuoi allievi? Adesso stanno facendo esclusivamente palleggio di continuità, quindi okay, stanno cercando di non sbagliare mai, di non beccare la rete, tenere la palla sempre alta, perché ovviamente nel tennis in carrozzina si tende a giocare molto alto, perché mentre noi in piedi ovviamente possiamo colpire anche su e possiamo andare indietro, loro se ricevono una palla molto alta, per quanto veloce possano essere ad andare indietro, ovviamente l'altezza non possono limitata, perché certo, questa è un'altra regola. Per esempio Pasquale, che non è legato alla carrozzina, non può staccarsi, il sedere non si può staccare dalla seduta. Guardate ogni volta quanti giri devono fare, cioè spingono, vedete? Quindi bisogna essere ancora più in grado, forti da un punto di vista di braccia, perché devi spostare sia con la racchetta che... Un'altra cosa che volevo chiederti, Pasquale, in merito alle competizioni, no? Per quanto riguarda comunque giocatori con disabilità, cioè a prescindere dalla disabilità, allora, tutti possono... Ottima domanda, mi sono dimenticato di dire questo, che è una cosa importantissima. Per quanto riguarda il tennis in carrozzina ci sono due tipi di disabilità e quindi due categorie di atleti. La categoria quad, che sono i tetraplegici, ovvero i giocatori che oltre ad avere problemi alla parte inferiore anche alle mani. Tu dici, ma come fanno? Cioè non hanno la cosiddetta prensilità della racchetta. Dice, come fanno a tenere la racchetta in mano? Esistono dei bendaggi, cioè i taping della serie scotch, esatto, si scocciano la mano. E quindi riescono ancora a tenere più difficile, perché i giocatori quad, loro fanno tutto con un'impugnatura, quindi la palla come gli arriva, loro hanno ovviamente il loro adattamento con la mano sul manico e riescono a colpire qualsiasi tipo di palla, credetemi, ed è ancora senza più... spostare la... È pazzesco, credetemi, è pazzesco, riescono a giocare. Invece la categoria open sono loro, cioè i paraplegici che hanno lesioni ovviamente midollari o anche gli amputati. No, io quando sono entrato noi insieme a Giorgio abbiamo visto, cioè io sono rimasto piuttosto affascinato dal fatto di quanto loro veramente, a parte ci mettono una passione, un'enfasi incredibile, e piuttosto che noi queste cose certe volte non le pensiamo perché ci sembrano troppo scontate, invece bravissimo, per loro è invece qualcosa di completamente diverso. Mi aggancio a questo tuo discorso, spesso, perché dopo di loro vengono i ragazzini normodotati, spesso li sgrido, perché quando vedo qualcuno svogliato e viene che... Dico, c'ha le ciabatte, ecco, mi arrabbio in una maniera pazzesca, perché dico, voi siete sani, cioè avete un fisico normale, siete bei ragazzi, siete pigri. Ho detto, pensate che fatica devono e fare che sforzo fanno loro, perché loro vengono da soli con la macchina, tra l'altro uno è pure di fuori campo basso, quindi vengono con la macchina, tranquilli, scaricano le carrozzine, vengono qui, fanno tutto loro da soli. In più fanno allenamento, si fanno, passare il termine, un mazzo pazzesco perché lo vedete. Allora mi parte il cervello e dico, ma caspiterina, alzate questi piedi, muovetevi, sto chiedendo che di poi è il minimo, cioè voglio dire. E queste sono, dicevo, le soddisfazioni che ti danno, perché vedere gente, ragazzi che lo fanno con passione, vengono tutti gli allenamenti qui, e se c'è stato a fare il torneo a Taranto, piuttosto che a Lecce, piuttosto che a Roma, o a Pescara, si mettono sulla macchina. Sì. E andiamo. Certo. Questa, ragazzi, è la pallina, quindi per il blind tennis, esatto, quindi quella sonora. È la palla ufficiale. Pensate, questa pallina, a parte il costo, non ve lo dico, ma la producono esclusivamente in Giappone. Quindi io le ho dovute ordinare in Giappone, perché l'unica azienda che le produce è giapponese, quindi per farle arrivare, non vi dico le magie. Ed è praticamente una palla sonora di spugna. All'interno di questa pallina c'è una scocca rigida, diciamo tipo l'ovetto Kinder, il guscio dell'ovetto Kinder. All'interno di questa scocca ci sono queste microsfere che praticamente fanno rumore e quindi il non vedente riesce a percepire il rumore. Per il blind tennis si gioca mini tennis, nel senso che la rete è un pochettino più bassa e il campo è leggermente più corto, leggermente, diciamo che è la metà del campo, perché
sarebbe impossibile coprire tutta la superficie. Quindi l'esercizio invece, ritornando ai ragazzi, agli atleti, stanno facendo esercitazioni battute in risposta al servizio, quindi si alternano due in battuta e due che rispondono, perché nel tennis in carrozzina è fondamentale sia la battuta e sia la risposta al servizio. Potete immaginare che lo scambio medio del tennis in carrozzina 4, massimo 5 palleggi, quindi se uno sa battere bene fa già tanti punti, a maggior ragione se so rispondere bene faccio tanto. Altrettanto. Punti. Ci stiamo organizzando anche per partecipare a tornei fuori dal Molise, c'è in programma qualcuno in Puglia. Insomma, vi date abbastanza da fare, sì. Giriamo. Che poi forse sì, siete praticamente gli unici che... In Molise sono l'unico, sì. Nessuno ci credeva, io ci ho creduto e per fortuna i risultati arrivano. Sì, sì. Purtroppo ci scontriamo un pochettino con la realtà molisana un po' chiusa, così come blind tennis, sì, fai giocare i non vedenti, ma come, c'è chi gioca a te? A Roma invece giocano, a Bologna giocano, a Milano giocano. E noi dobbiamo fare niente. Allora, siamo giunti alla fine di questa bellissima puntata, grazie veramente Pasquale che ci hai accolto, perché ci hai fatto scoprire tanti lati nascosti che magari alcuni non conoscono e anche chi ci sta ascoltando, speriamo che abbia almeno recepito quelle che sono assolutamente cose vero. Non scontate. Approfittiamo, esatto. Anzi, se certo. Qualcuno che ci segue facciamo è interessato, ecco. È interessato soprattutto all'aspetto disabile, diciamo sport per disabili, mi faccio anche portavoce del CIP Molise, che è il Comitato Paralimpico, io faccio parte anche del CIP Molise, per cui qualsiasi disciplina sportiva inerente alla disabilità noi ne abbiamo tantissime, per cui basta contattarci, così diciamo facciamo una cosa in più per la comunità. Per qualsiasi cosa siamo qui al Circolo Gala Sport e vi aspettiamo qualsiasi cosa. Ringraziamo voi perché grazie a questa trasmissione, questo servizio, ripeto, speriamo di fare qualcosa in più per la collettività. Ah certo, è quello che speriamo sempre. Grazie, perfetto. Grazie a voi. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.